Ibn Abbas radiallahu anhu ha riportato che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse che non c'è periodo migliore all'anno per fare del bene, per fare buone azioni, come nei primi 10 giorni di Dhul-Hijjah. 10 giorni talmente importanti che Allah subhanahu wa ta'ala giura su di essi nel Corano. E sappiamo bene che quando Allah subhanahu wa ta'ala giura su qualcosa è per evidenziarne la sua grande importanza. Sono giorni unici e speciali dove bisogna assolutamente incrementare il numero delle nostre buone opere e dove non bisogna nel modo più assoluto perdere del tempo e commettere peccati. In questi giorni, fratelli e sorelle, tutti i pilastri dell'Islam vengono riuniti. Quindi vi faccio una domanda: qual è il vostro piano? E non rispondete a me, ma a voi stessi, perché averne uno è cosa fondamentale al fine di gestire al meglio il proprio tempo. E se ancora non ne aveste uno, lasciate che vi consigli alcune cose. 1. Fate tauba. Chiedete perdono ad Allah per tutti i peccati commessi durante quest'anno, minori e maggiori. Non lasciate questi 10 giorni nella stessa maniera in cui siete entrati. Forse hai bevuto alcol, forse hai commesso zina, forse hai saltato la preghiera. E sono peccati gravi, molto gravi. Però Allah subhanahu wa ta'ala vuole perdonarti. Quindi sii sincero e fatti perdonare. 2. Se vuoi essere perdonato da Allah, impara prima a perdonare. Perdona chi ti ha parlato alle spalle, inconsapevole del fatto che si sta scavando una fossa all'inferno da solo e ti sta regalando moltissime hasanat gratuite. È molto importante il mantenere una buona relazione con tutti, pulire il nostro cuore da ogni residuo di arroganza, invidia, gelosia ed orgoglio. Perché come ben sappiamo, Allah subhanahu wa ta'ala non ama i cuori arroganti e presuntuosi ed ha vietato ad essi l'ingresso in paradiso. E mai come in questi 10 giorni è necessario essere puri ed in pace con se stessi e con gli altri. Quindi perdonate. 3. Digiuna per amore di Allah. Perché sappi, caro fratello e sorella, che Allah ama il profumo dell'alito del digiunatore. Ed il digiuno, l'astensione dai piaceri terreni in nome suo, è una delle azioni più amate da Allah. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse che chi digiuna un giorno fisabilillah, per amore di Allah, Allah lo allontana dall'inferno per una distanza di 70 autunni. Quindi se potete, digiunate tutti e 9 i giorni, altrimenti fatelo solo a giorni alterni. E se non riuscite a giorni alterni, almeno non perdetevi il 9° giorno di digiuno, ossia il giorno di Arafa. Perché perciò ci informò il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam che sarebbero stati perdonati ben 2 anni di peccati, quelli precedenti e quelli futuri. 4. Prega la Salah in orario. Fratelli e sorelle, è sempre molto importante, se non fondamentale, pregare in orario, essendo la Salah un nostro obbligo verso Allah. Il secondo pilastro della nostra religione ed il motivo per cui siamo stati creati. E da maggior ragione bisogna impegnarsi a farlo durante questi 10 giorni benedetti. 5. Fai sadaqa. Anche l'elemosina ha un ruolo molto importante per i musulmani nel corso dell'anno. Quindi come non potrebbe esserlo maggiormente durante questi giorni? E non serve donare cifre esorbitanti. Basta poco, ma fatto frequentemente e con la giusta intenzione. Come ci disse il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dona in carità, fosse anche il donare mezzo dattero. Vuoi donare 100 euro? Dividili in 10 euro al giorno. Sul web ci sono moltissimi siti a cui poter donare per i più bisognosi. 6. Recita il Qur'an. Scriviti su un foglio le sure che hai memorizzato fino adesso e recitale ogni giorno, magari anche più volte. E se non ne sapessi nemmeno una, allora quale occasione migliore per imparare? Ricordati che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: quando cammini verso Allah, Allah viene da te correndo. Se vuoi compiacerlo, vai e verrai sicuramente ripagato. E come non potresti esserlo quando la tua intenzione è quella di avere nel tuo cuore le sue parole?